Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Anche oggi siamo qui a parlare in maniera approfondita del calciomercato della Roma e, come sempre, contestualmente al calciomercato della Roma, in questo canale continuerò a seguire le gesta della nazionale, perché, come sapete, comunque ho seguito dal vivo le due partite contro Spagna e Croazia che ci hanno proiettato agli ottavi di finale contro la Svizzera, e devo dire che il tabellone è piuttosto promettente. Verosimilmente l'Italia avrà un cammino prossimo contro, appunto, contro la Svizzera, e qualora dovesse riuscire a qualificarsi, probabilmente incontrerebbe l'Inghilterra, che, dando una rapida occhiata a questa parte del tabellone, sembrerebbe, insomma, proprio insieme all'Italia la squadra più accreditata. È vero che sia Italia che Inghilterra sono partite piuttosto male in questo campionato europeo, ma è anche vero che un conto sono le partite dei gironi, un conto sono le gare a eliminazione diretta. Parliamo quasi di due sport diversi, quindi sono sicuro che sia l'Italia che l'Inghilterra riusciranno a tirare fuori in queste gare, da dentro e fuori, tutto il loro blasone, tutta la loro esperienza. Quindi davvero per l'Italia è un cammino piuttosto promettente, perché poi, ripeto, ci sono buone squadre indubbiamente, come l'Austria ad esempio, che ha vinto il girone con Olanda e Francia, ma ripeto, la fase a girone è una fase un po' che fa storia a sé, perché sono squadre spesso deconcentrate, giocano molte seconde linee, tanti giocatori non mettono la gamba. Invece nelle gare a eliminazione diretta emergeranno i veri valori, insomma, scopriremo davvero di che pasta è fatta la nostra nazionale. Io mi sbilancio, penso che contro la Svizzera possa davvero passare, quindi goda, insomma, dei favori del pronostico, come è accaduto oltretutto nello scorso campionato europeo. Allora, tornando invece sulla Roma, le notizie di oggi ci portano all'attacco, tanto in entrata quanto in uscita. Infatti comunque è emerso un nuovo obiettivo, che è un centravanti molto strutturato fisicamente, molto abile nel far salire la squadra, quindi in tutte quelle partite dove magari si va un pochino in sofferenza, Strand Larsen è veramente un ottimo elemento, perché alto 1,94, è un giocatore molto potente, che al netto dei gol che segna, quest'anno comunque ha superato la doppia cifra, è molto abile, appunto, nel giocare di sponda, è molto forte nel gioco aereo, e quindi sono tutte caratteristiche che, onestamente, con l'addio di Lukaku mancano alla Roma, perché Ebram, nonostante la sua altezza, non ha queste prerogative, non è molto bravo a tenere la palla. Infatti la differenza più grande quando la Roma ha perso Dzeko ed è arrivato Ebram, che si è notata subito, appunto, come il centravanti inglese sia incapace in questo fondamentale, ed è un peccato, perché all'altezza si dovrebbe solamente strutturare un pochino fisicamente. Invece Strand Larsen del Celta Vigo è ideale da questo punto di vista. Non a caso la Norvegia, nonostante abbia Haaland, ovviamente, che quindi al momento sia forse il centravanti più forte del mondo, però non rinuncia mai a Strand Larsen nelle convocazioni e nelle rotazioni, perché appunto è un giocatore che ha queste caratteristiche, che nel roster della Norvegia e ovviamente comunque anche nel Celta Vigo lo rendevano unico. Però ovviamente il Celta Vigo non è un club di prima fascia, quindi quando arriva l'offerta giusta non può fare altro che fare trading e, insomma, vendere i propri calciatori. E poi il discorso è che dopo la cessione di Belotti la Roma spera di concretizzare almeno anche quella di Shomurodov e di Solbakken, e oltretutto, insomma, anche Ebram resta sul mercato e resta un target molto importante sia per l'Aston Villa che per l'Everton. Oltretutto, a proposito di Aston Villa, Zaniolo, che invece è di proprietà del Galatasaray, è in trattativa con Atalanta e Fiorentina, quindi non è una notizia che ci riguarda direttamente, ma insomma sappiate che Zaniolo sta facendo di tutto per tornare in Italia. Ripeto, Atalanta e Fiorentina stanno cercando di prenderlo alle condizioni giuste, perché ovviamente in nessuno dei due casi magari sarebbe il giocatore chiave, che Zaniolo ha fatto veramente male in Inghilterra e quindi si deve rilanciare. Oltretutto ora ha anche un infortunio piuttosto serio che, insomma, gli ha fatto saltare l'europeo. Però
comunque inserito in un roster di una di queste due squadre, potrebbe rilanciarsi e comunque potrebbe risultare anche un giocatore piuttosto importante. Su Dybala continua l'interessamento da parte del Manchester United, ma Dybala in questo momento non sta considerando questa pista, preferirebbe restare a Roma. Certo è che però siamo a pochi giorni dall'inizio del ritiro precampionato, insomma la Roma è tutta da definire, quindi chiaramente Dybala chiederà delle garanzie tecniche al suo club, come stanno facendo altri giocatori importanti. Pensate anche a Kvaratskhelia, che nonostante Conte abbia detto che insomma non si tocca, Kvaratskhelia ieri dal ritiro della Georgia ha fatto sapere che prima di decidere di restare al Napoli, al netto del contratto che comunque ha e quindi De Laurentiis può costringerlo a restare, vuole avere insomma delle garanzie tecniche da parte del club, quindi essendo comunque anche Dybala un giocatore piuttosto importante, ritengo che abbia tutto il diritto di avere un colloquio col club per chiedere delle garanzie. Allora, per quanto riguarda il centrocampo, è sfumato Koné, non ne ho più parlato proprio perché è sfumato, insomma ha detto sì al Marsiglia di De Zerbi, però resta in piedi la pista Minté. Ripeto, questa è comunque un'operazione che va costruita in sinergia con l'Everton, quindi l'Everton prima dovrebbe prendere il giocatore e poi dovrebbe girarlo in prestito alla Roma. La prima scelta di De Rossi sarebbe Frattesi, che non è neanche un profilo al quale è impossibile arrivare perché l'Inter ha acquistato anche Zielinski, quindi c'è grande concorrenza tra Çalhanoğlu, Zielinski, Mkhitaryan, Aslani e tanti altri giocatori. L'Inter c'ha pure Klaassen, no? Quello che era dell'Ajax. Quindi non è impossibile del tutto la possibilità che giri in punto Frattesi alla Roma. Comunque la Roma a centrocampo continua a monitorare anche la pista che porta Sucic e del Salisburgo, e abbiamo visto che è un giocatore molto interessante. Comunque anche nel corso delle partite internazionali lo stiamo notando, è veramente, veramente un profilo interessante. Quindi come vedete la mano di De Rossi è piuttosto chiara, perché la Roma si sta dirottando su tutti i tipi di calciatori che sono congrui alla sua età di calcio. Questo non farà altro insomma che dimostrarvi la sinergia che c'è nell'operare in questo mercato tra De Rossi e Ghisolfi. Non a caso De Rossi ha rinunciato praticamente in maniera integrale alle sue vacanze, perché nel frattempo è confluito nel quartier generale della Roma Ghisolfi e non fanno altro appunto che avere interscambi, riunioni, meeting, proprio per trovare la quadra e davvero arrivare a giocatori ideali per la Roma. Roma che nel frattempo si sta un pochino defilando per Hummels, che il Como sta cercando di convincere. Hummels ovviamente prima di dire sì al Como e fare un po' la fine di Boateng con la Salernitana, sta cercando di capire insomma se può ammirare a giocare in campionati di livello superiore. Per quanto riguarda le cessioni, vanno anche annotate due situazioni che riguardano Paredes e Aouar. Allora, per Aouar la Roma ha ricevuto due offerte che oscillano sui 10-12 milioni dal campionato arabo. E comunque Aouar vuole avere prima un colloquio ovviamente con De Rossi, ma sta prendendo in considerazione queste piste perché rappresenterebbero per lui un upgrade dal punto di vista dello stipendio. Sempre dal campionato arabo è arrivata una proposta piuttosto importante per Paredes, perché comunque Paredes è un giocatore che si sta mettendo in evidenza in Coppa America. Considerate che in una nazionale forte come l'Argentina, campione del mondo, Paredes ha giocato da titolare le prime due partite, la terza no, quindi resta un profilo che ovviamente ha molto mercato a livello internazionale, quindi anche Paredes valuterà questa importante proposta dall'Arabia Saudita. Nel frattempo la Roma ha comunicato a Zalischi che è sul mercato, infatti avete visto le sue dichiarazioni piuttosto stizzite dal ritiro della nazionale. Se la Roma dovesse concretizzare queste cessioni di cui vi ho parlato, probabilmente Bove resterebbe a Trigoria. Grazie per l'attenzione, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, riempite il video di like e di commenti. Buona giornata.